Tra uno solo tra Renzi e Conte. È così, caro il mio Ettore Rosato? Benvenuto, esponente di Italia Viva, vicepresidente della Camera. Tra l'altro io sapevo che lei era il pontiere, cioè che lei parlava con Conte, insomma, manteneva un po' dei rapporti pseudocivili. Invece che è successo? Io continuo a parlare con il presidente Conte, diciamo che non faccio filtrare quello che gli scrivo, ecco, al contrario di altri. Detto Cioè, gli questo, manda dei messaggi minatori? no, a tutt'altro. Ah, no, per capire. Volevo No, capire. ci mandiamo messaggi che Quelli li stanno. manda direttamente Matteo Ma dall'Himalaya, là. guardate, c'è una ricostruzione che infatti Ecco, scusate, questo era il tempo, un bel titolo. Ne resterà Sì, uno solo. sorridevo prima nella ricostruzione, perché vede, per me c'è un punto di vista sbagliato. Noi non abbiamo interesse né voglia di mettere in difficoltà questo governo, di mandare a casa Conte, non è nei nostri programmi. Noi però siamo coerenti sulle nostre cose e rispettiamo anche la coerenza degli altri, perché che gli altri partiti esprimano coerentemente le loro posizioni è normale in un Però confronto non potete stare al politico. governo insieme, perché la vostra coerenza è opposta alla coerenza dei 5 Sì, Stelle, quindi capisco. comincia a diventare No, complicato. no, no, questo è ragionevole. Infatti, io ricordo, noi abbiamo ritirato un sacco delle nostre richieste. Avevamo proposto l'abolizione di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Abbiamo chiesto sulla plastic tax e sulla sugar tax di abolirle, siamo riusciti solo a rinviarle. Ne abbiamo fatte tante di quelle discussioni. Ce n'è stata una discussione su cui abbiamo detto. E non era la nostra posizione, abbiamo cercato una mediazione. Dopo arrivo anche al rapporto Conte Renzi. Abbiamo detto sulla prescrizione, visto che i processi verranno abbreviati, eccetera, eccetera, Rimandiamo. rimandiamola, che non era la nostra posizione che aboliamo la legge Salvini Bonafede. Su questo non ci siamo trovati, noi continuiamo a essere coerentemente contrari a quello che è stato fatto. Detto questo, nei rapporti tra Conte e Salvini, è Conte che non ci vuole, Conte Renzi, Conte Renzi. lapsus freudiano, lei No, no. se ne rende conto? Perché Io glielo dico! l'lapsus freudiano, e ci torno anche sull'lapsus freudiano, nei rapporti tra Conte e Renzi, per parlare dell'attualità, poi possiamo tornare nel passato, il problema per Conte è Renzi. Il lavoro che sta facendo per sostituirci, perché non è stato mai smentito, di costruzione di un nuovo gruppo per sostituire il nostro, è perché evidentemente vede che Renzi Quindi è non un è Renzi che avversario vuole politico. mollare Conte, è Ma Conte che vuole Conte. mollare Renzi Ma sostituendolo come responsabili. glielo descrivo anche nel lavoro che Conte ha fatto nella demolizione di Di Maio. Adesso il Movimento 5 Stelle senza più testa, perché? Perché il lavoro di Conte è stato quello di togliersi Di Maio di torno. E quindi lui, dall'altra parte, c'è Ammazza! un Zingaretti che diciamo non è proprio questa È uno macchina da guerra. spettro proprio Non è uno questo spettro, ma non Conte. è uno spettro. Però se vogliamo parlare di politica, tutta la preoccupazione Quindi sta lei mi sta in dicendo quello che l'unica fa persona Renzi. ingombrante che è rimasta in questa maggioranza è Matteo Renzi. Ce n'è Conte vuol fare. qualcun'altra? Conte vuole Ce n'è fare. qualcun'altra? Ce n'è qualcun'altra forse? Ma però non è una cosa. Non è un complimento per Zingaretti, prima cosa questo, io lo dico, Ma perché? No, Non no, no, è no, no, ingombrante Zingaretti. non mi sembra che sia stato Allora, si offensivo nei fermi un confronti attimo, è molto di Zingaretti. interessante stamattina.